La più grande luna di Saturno, Titano, è unica nel suo genere. Per prima cosa, possiede una propria atmosfera, ma non solo, è anche l'unico satellite a presentare corpi liquidi sulla propria superficie. A questo proposito, mi chiedo, sarebbe possibile fare un bagno in uno di questi laghi? Cosa si proverebbe a nuotare in quel liquido? E quanto lontano riusciresti a nuotare? Questo è cosa succederebbe se potessi nuotare nei laghi di Titano. Titano è la seconda luna più grande di tutto il nostro sistema solare. È più grande della nostra luna e persino del pianeta Mercurio, ma nonostante le sue dimensioni, Titano possiede un'attrazione gravitazionale piuttosto debole. Facendo un esempio, se pesassi 70 kg qui sulla Terra, su Titano peseresti solo 10 kg. Purtroppo, ciò significa che non potresti fare alcun epico tuffo a cannone nei laghi di Titano. Anche se riuscissi a trovare una scogliera da cui saltare, fluttueresti in aria per un bel po' prima di raggiungere la superficie del liquido. E quando finalmente ti immergeresti nel lago, precipiteresti sul fondo molto rapidamente. La ragione per cui avresti così tanta difficoltà a tenere la testa in superficie sarebbe dovuta a tutto il metano e l'etano liquido presenti nei laghi di Titano. La densità del metano liquido è molto, molto più bassa rispetto a quella dell'acqua, cosa che ti impedirebbe di galleggiare. Nuotare sulla Terra è facile perché gli esseri umani non sono densi come l'acqua. Quando ci troviamo in una piscina, pesiamo meno della quantità d'acqua che spostiamo e la forza dell'acqua che ci spinge dal basso ci aiuta a tenerci a galla. Nei laghi di Titano, il tuo corpo sarebbe molto più denso rispetto al metano liquido in cui cercheresti di nuotare. Sarebbe come se tu fossi fatto di pietra. Sulla superficie del lago, il metano liquido apparirebbe completamente cristallino, ma non si riuscirebbe comunque a vedere troppo in profondità a causa della roccia scura e della densa atmosfera della Luna. Infatti, Titano riceve solo l'1% della luce solare che riceviamo qui sulla Terra. Ci tengo inoltre a ricordarti che non saresti mai stato in grado di arrivare fin qui, in primo luogo senza indossare una speciale tuta spaziale. Questa dovrebbe essere abbastanza resistente da sopportare le temperature estreme della superficie di Titano, che possono scendere fino a raggiungere un gelido meno 178 gradi centigradi. La tuta ti tornerebbe utile anche per proteggerti dalla mancanza di ossigeno sulla Luna, dai livelli mortali di gas di azoto e da piogge simili alla benzina. Ma andiamo oltre e torniamo a come te la caveresti sott'acqua, o per meglio dire, sotto il metano liquido. Dal fondo del lago, per risalire in superficie, dovresti nuotare per ben 200 metri. Una volta raggiunta la superficie, ti renderesti subito conto di quanto grande sarebbe questo lago. Questo è il Kraken Mare, che è largo circa 400.000 km quadrati. Per riferimento, è più grande del Mar Caspio, il lago più grande della Terra. È più grande persino dell'intero Giappone. Se non ti dovesse piacere questo lago, non preoccuparti, ne avresti altri 50 tra cui scegliere, a seconda del tipo di vista che vorresti catturare. Sfortunatamente non ti sarebbe possibile fare surf su questi laghi. Non troveresti alcuna onda su Titano, dal momento che la sua bassa gravità rende la loro formazione impossibile. Quindi, a conti fatti, questa non sarebbe una grande giornata in spiaggia. Nuotare in questi laghi sarebbe piuttosto complicato e non particolarmente divertente. Oltretutto, è improbabile che riusciresti a rilassarti sulla riva, o anche solo abbronzarti. Forse nello spazio ci sono luoghi di villeggiatura migliori di Titano, ma di certo non si può negare che la vista da lì sarebbe incredibile. Ma passando oltre, cosa succederebbe se tu fossi un turista spaziale e potessi viaggiare ovunque tu voglia? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di cosa succederebbe se...